Un tavolo di confronto con i vertici di Palazzo San Carlo è stato richiesto dal CSA sulla scorta delle linee guida recentemente approvate in merito alla rotazione del personale che consente il lavoro agile fino al 49%. Il sindacato intende, come si evince dall'istanza, ricominciare a ragionare a tutto tondo in un clima di solidarietà, trasparenza, partecipazione dei diritti dei lavoratori, a partire da quelli alla sicurezza e alla salute, con lo sguardo costantemente rivolto ad un territorio che attende dal comune servizi di qualità, promozione di benessere sociale, emancipazione culturale, capacità di gestire con correttezza e lungimiranza le risorse del PNRR. Per questo il CSA chiede nell'immediatezza la puntuale e costante sanificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature, la dotazione a tutti i dipendenti dei presidi sanitari individuali prescritti dalla normativa, oltre che attrezzature per tutti gli spazi di stazioni per la disinfezione delle mani e la misurazione della temperatura corporea, la disposizione delle scrivanie secondo i criteri e le distanze di legge, l'attivazione di tutte le forme di controllo di legge ai fini dell'accesso e della permanenza del pubblico all'interno degli uffici, la collaborazione con le autorità sanitarie per i tracciamenti e per l'eventuale applicazione di norme e disposizioni aggiuntive. Per quanto riguarda poi la ridefinizione degli istituti contrattuali, le organizzazioni territoriali e la RSU hanno chiesto il 22 dicembre l'attivazione di un tavolo istituzionale già da subito per garantire l'applicazione degli istituti contrattuali soggetti a revisione ed il pagamento delle indennità entro l'anno di competenza.